Ecco, la Proloco, tramite i suoi operatori, riusciva sempre a dare le spiegazioni giuste. Ma noi siamo qui oggi per queste due ragazze che fanno parte di un progetto che hanno messo in atto sotto le feste di Natale, che sono Sara e Giada. Giada con la ragazza con la maglia grigia e Sara la ragazza con la maglia fucsia, mi sembra. Sì. Scusate, io i colori. Va bene, allora, Sara e Giada, che cosa in questo periodo avete fatto o state facendo in questo senso? Perché ci sono un progetto molto interessante, devo dire. Fateci sapere. Noi siamo volontarie della Proloco e attualmente svolgiamo diverse iniziative. Ad esempio, la prima iniziativa è partita dal mese di ottobre. Noi abbiamo creato una collaborazione col comune con il progetto Città che Legge, e attraverso queste attività noi andiamo in strutture delle RSA locali a leggere e a intrattenere gli anziani ospiti nelle RSA locali. Facciamo una volta a settimana e devo dire che per noi e anche per loro è un'esperienza comunque positiva Diciamo anche e anche gratificante per voi soprattutto e anche per loro, gratificante. insomma, quindi. È un arricchimento reciproco tra noi e loro perché ci raccontano anche i loro vissuti da giovani, quando andavano a scuola. Certo, vi fanno conoscere anche un po' le storie di un Sì, Termoli di una volta, perché questi anziani esatto. hanno una memoria molto fluida in questo Anche senso. dei paesi limitrofi, perché vengono anche dai paesi qui vicino. Quindi un'iniziativa, devo dire, tranquillamente positiva e tranquillamente molto molto bella sotto questo punto di vista e anche sotto il lato umano, se vogliamo dirlo in Sì. questo senso. Quindi che zona, che diciamo, struttura avete visitato fino adesso? Quelle del territorio locale, quindi del Basso Molise. Quindi Attualmente ci concentriamo in questa zona. Esatto. fate un bel tour itinerante. Diciamo, come vi hanno accolto tranquillamente Sì, bene. tranquillamente, Quindi. attraverso le disposizioni di sicurezza che loro ci hanno dato, noi possiamo leggere tranquillamente. E comunque attraverso la lettura c'è anche uno scambio proprio di pareri e di osservazioni, proprio di una Comunicazione, comunicazione ecco, proprio la che parola giusta è abilita. comunicazione. Esatto. Volevo dire, c'è un genere specifico preferito che amano sentire o così andate un po' diversificato, insomma? Noi attualmente stiamo leggendo il libro Cuore. Ah, bellissimo Sì, questo. che hanno anche sotto loro richiesta, hanno chiesto perché racconta i tempi della scuola e quindi loro ci raccontano dei loro tempi, di quando andavano a scuola, delle loro giornate. Anche poesie, Poesia. sì, loro ce ne dicono diverse e soprattutto anche letture della chiesa, anche per le più anziane, Mi sì. hanno parlato anche di qualche ricetta termolese che usavano fare No, non loro. Non ancora, ancora. Siamo ma sotto Natale. non è ancora uscito il discorso, Beh, questo uscirà a breve. potrebbe essere un argomento di discussione perché loro, gli anziani, con i dolci natalizi, con le ricette natalizie, allora ci andavano a nozze in questo Sì, senso. è vero, Adesso è è vero. tutto industrializzato, ma prima non era così. Bene, che dire, è un'iniziativa bella, simpatica e istruttiva, soprattutto per voi, ma anche per chi ascolta. E dobbiamo fare un plauso a chi ha avuto l'idea di fare questa cosa, perché davvero ce n'è bisogno anche in questo momento, soprattutto anche di leggere, perché ultimamente molte persone non Sì, leggono proprio più. scarseggia Di un po'. Esatto. solito una volta c'era un libro sul comodino, adesso c'è la televisione, c'è il Grande Fratello, ci sono quelle stupidaggini che fanno per televisione, mentre i libri stanno lì che non li guarda nessuno. Ben fatto quello che state facendo, in bocca al lupo, buon lavoro e continuate così perché davvero siete utili per la città e per il prossimo anche. Grazie a voi ragazze. Grazie, grazie.